La storia la scrivono sempre i vincitori, la scrivono sempre quelli che hanno vinto, chi perde è sporco, brutto e cattivo. E noi questa volta siamo voluti andare più in profondità, siamo andati più in profondità partendo dall'isola di Favignana, dove venivano rinchiusi i detenuti politici, quelli che sono opposti al regime borbonico e che hanno avuto dei rapporti, degli inquinamenti anche con i criminali calabresi, campani, siciliani. E in quel contesto, paradossalmente, la picciotteria, quel tipo di criminalità, ha copiato il modus operandi dei politici, i pizzini, il linguaggio cripto, era tipico dei detenuti politici. Questo, cosa ha comportato? Ha comportato sostanzialmente l'inizio, che poi vedremo. In modo alternato, non continuo, ma in modo più intenso o meno intenso, cambiando col mutare sociale, il rapporto mafia-politica non si è mai estinto, è sempre esistito, già ancora prima dell'Unità d'Italia e poi vedremo sempre di più arrivando ad oggi. Uno degli obiettivi del libro può essere quello di smitizzare l'andrangheta. Ma questo cerchiamo di farlo sempre, più che smitizzare noi cerchiamo di raccontare la storia, tutto ciò che scriviamo lo documentiamo, cerchiamo di documentarlo perché per noi è importante non raccontare leggende, storie, favole, ma cercando di documentare ogni frase e fare l'esegesi di tutto il lavoro e lo scibile che c'è sull'andrangheta. Serve ai fini della credibilità e ai fini di uno studio e di un lavoro serio. Ecco, mi ricollego alla domanda che le ho fatto all'inizio. Lei ha detto più riprese e più di recente, nessun governo si è impegnato seriamente a combattere 'ndrangheta. Sì. Anche questa visione di riforma dei processi può aiutare a contrastarlo oppure non agevola? Ma io penso che fin quando nel linguaggio comune o politico o di riforma esistono ancora termini come amnistia, indulto, prescrizione e noi non andiamo da nessuna parte. Fin quando nella testa della gente ci sarà il tarlo che poi comunque tutto si aggiusta e che poi alla fine uno sconto ci sarà per tutti, non cambierà nulla, continueremo solo a parlarci addosso.